di ore 15 circa. Oggi Franco ci ha lasciato qualche minuto in anticipo, ci ha regalato qualche minuto. Una cosa volevo dire ai radioascoltatori: si è lamentato Mario perché gli avevamo sempre nelle ultime trasmissioni portato via 5, 10, 15 minuti, anche perché io sono un po' lento a sbaraccare. E allora da questa trasmissione alle 16:30 in punto stacchiamo. Come vediamo Mario, chiudiamo in qualunque situazione ci troviamo, onde evitare che Sì, Mario ci picchi. problemi. Beh, quando Allora. siamo in due, insomma, non c'è problema. Poi Non c'è. Mario è piccolino. Vabè, ma insomma, dai, anche lui è giusto rispettare gli Rispettare gli altri, orari, scherzi. soprattutto. Bene, io sono Claudio Simeoni di Marghera, che vi parla di Magia, Stregoneria e Paganesimo, insieme a Francesco. Francesco ha risolto qualcuno dei suoi problemi personali che ha avuto in questi giorni. E la stregoneria è anche risolvere i propri problemi personali e Esatto. non tirarsi indietro. Bene, siamo qui e oggi introduciamo la trasmissione. E la trasmissione di oggi spero che sia meglio di quella dell'altra volta. Dunque, allora, sperando che le cose prendano un corso più regolare e più tranquillo, e ricordando che a noi non interessa l'anticlericalismo per l'anticlericalismo, a noi interessa costruire il paganesimo finalizzato al divenire umano. Non tanto l'attacco frontale al cattolicesimo e alla sua dottrina, ma vogliamo che sia chiaro che noi abbiamo argomenti a tonnellate, non soltanto contro la Chiesa cristiana, ma per indicare al disprezzo il suo Dio e il suo profeta. Noi, come apprendisti stregoni, non vendiamo la nostra arte per assoggettare il divenire umano o per far soldi rubando l'obolo alla vedova. Noi siamo libertà e la nostra arte è l'arte di libertà. Per favorire il divenire umano. Noi non siamo asserviti ad un Dio padrone, noi siamo dei fra dei, divini immersi nel divino del circostante. Noi saremo sconfitti in numerose sfide, ma ad ogni sconfitta nostra, libertà allargherà la propria influenza divina su strati sempre più ampi della specie umana. Voglio ricordare che non prendiamo le trasmissioni finché non abbiamo finito finché non abbiamo finito la presentazione, chiediamo ai radioascoltatori di portare pazienza un po'. Il nostro scopo non è fare del proselitismo. Il proselitismo deve essere fatto dalla vita, è la vita che deve acquisire esseri umani che cercano la loro libertà fondando il loro futuro. Se poi qualcuno vuole camminare insieme a noi, vabbè, questi sono affari suoi, ma non è questo il nostro scopo è la libertà umana. Se, e quando mancano la gente che fa tanto per fare le cose in una società, allora la società va a sfasciarsi. Se qualcuno mi dice che sono un imbecille, sono certo che questa accusa nasce dal fatto che non mi faccio pagare per quello che faccio, anche se conosco la rabbia di chi in ginocchio è terrorizzato nel sentire qualcuno che gli indica la via verso la libertà del proprio divenire. Se qualcuno manda a cagare i radioascoltatori che telefonano a questa trasmissione, merita disprezzo, anche se questo è sprecato quando è rivolto a chi è vissuto da vigliacco ed oggi vive da disperato, illudendosi nell'intervento di un Dio che non ha il coraggio di guardare in faccia per la paura di scoprirne la vuotezza e di specchiarvi la propria disperazione. Cioè io voglio invitare questo con questo i radioascoltatori. Se volete dare dello scemo o dell'imbecille a me non è importanza, fa parte delle regole del gioco questo. Però che nessuno dia a dei radioascoltatori, sia che criticano questa trasmissione o meno, questo non ha importanza, al limite ci difendiamo noi, cioè siamo noi che replichiamo, dare degli scemi, degli imbecilli o mandare a cagare dei radioascoltatori. Questo per noi è una cosa che non possiamo tollerare, specialmente poi i radioascoltatori che apprezzano la trasmissione, al di là di questo, insomma. Noi vogliamo costruire il paganesimo, ma non ci tiriamo indietro davanti a nessuna sfida che potrebbe compromettere il divenire degli esseri umani e del sistema sociale in cui viviamo. Questa è una premessa. Che dici, Francesco? Beh, Ci voleva la è premessa o fondamentale, soprattutto appunto no? perché le Ecco. persone se devono arrabbiare con noi, non si devono certo arrabbiare con i nostri ascoltatori, Certo. perché appunto siamo noi che proponiamo certe tematiche, che ne parliamo, e di conseguenza le persone, se non Non condividono, prendiamo le telefonate, ancora qualche minuto, per favore, un po' di si devono pazienza. fare riferimento a noi. I nostri ascoltatori sono liberissimi di esprimere le loro opinioni, anche se sono contrari, però nel rispetto. Cioè, poi secondo noi possono dire qualsiasi cosa, ma noi abbiamo la pelle dura, siamo dei cattivi. Esatto.
Allora, oggi introduciamo nuovi quadri della Devotio. Ricordo che la Devotio è quella invocazione che serve per cambiare l'ottica con cui guardare il circostante. Della Devotio io vi ho già parlato una serie di quadri e oggi prendiamo dal quadro numero 9 e ricordo la premessa. La premessa del sentiero d'oro dice: il sentiero si può scomporre in molti aspetti ma è unico. Il sentiero è una coscienza di sé, ogni parte del sentiero è coscienza di sé. L'insieme e le sue parti sono consapevoli di sé. Il sentiero ha bisogno di esseri che lo percorrano. Egli provvede a cercarli. Egli non impone il modo con cui essere percorso. Egli non detta le priorità. Egli non detta le specificità. Egli non detta gli obblighi. Egli non detta i nomi attraverso i quali definire questa o quella coscienza di sé. D'altro canto io non sono riuscito a vedere l'intero sentiero, ma solo quella parte che coincide col mio essere, col mio fare, con le mie scelte. Il sentiero è libertà, sempre, in ogni aspetto dell'esistenza. Il sentiero nel suo insieme è l'anticristo. Come anticristo è ogni respiro che anelli la libertà, può essere che quel respiro, a volte, anziché aria ricca di ossigeno, respiri gas velenosi, può essere che debba soffrire d'asma, ma il suo fine, il suo divenire, è una libertà totale come risposta alle necessità dell'essere umano. Questa Devotio è un esempio, è un modo per vedere le cose, è un modo che do io per vedere le cose. Ogni soggettività leggerà il suo modo di vedere le cose, no? Sì, infatti non è un dogma. Non è un dogma, è il mio modo che dico ai radioascoltatori: con questo metodo potete cambiare il vostro punto di vista o cominciare a cambiare il punto di vista sul circostante. Ma la soggettività di ogni radioascoltatore può afferrare le cose che sono più importanti per loro o le cose che non sono importanti, per cui scartarle. Ricordiamoci sempre, questa invocazione è la mia invocazione, è il mio modo di essere, è il mio modo di pormi, ed è un modo di pormi che è abbastanza oggettivo, però è visto coi miei occhi soggettivi, per cui ognuno deve poi filtrarlo. Sì, infatti appunto, cioè, non è niente di vicolanza, cioè, nel senso che non bisogna fare questo per essere pagani, ci sono moltissime vie per essere pagani. Questa è la via di Claudio, che può avere attinenza con altri pagani, ma non è detto che per essere pagani bisogna essere così. Necessariamente così. Sì. Chiaramente poi si può camminare insieme, si può sempre mediare nei bisogni. Comunque, andiamo avanti. Fatto conduce l'essere, e l'essere diventa Minerva. Minerva insegna all'essere il volo della civetta, la civetta della conoscenza nel buio dell'ignoranza. Un volo graziato e silenzioso per non farsi inghiottire dal buio. Un volo deciso e determinato per artigliare il sapere laddove si trova. Fato conduce l'essere e l'essere diventa Marte. Marte insegna l'essere come il divenire si fondi sulla soluzione delle contraddizioni. Quando ogni soluzione è sbarrata, solo la guerra può risolverla. Fato conduce l'essere e l'essere diventa Bacco. Bacco insegna l'essere libertà. Quando la disperazione nell'inseguirla lo inchioda, meglio la disperazione di una bottiglia che consegnarsi complice al distruttore. Fato conduce l'essere e l'essere diventa Saturno. Saturno insegna l'essere come rubare il sapere e la conoscenza per donarlo alla propria specie. Questi sono i quattro quadri che vado ad elencarvi. Ricordiamoci sempre che nella Devotio e nel paganesimo il divino del circostante noi lo incontriamo ogni volta che agiamo, ogni volta che facciamo una cosa. E quel divino entriamo in relazione soltanto nella misura in cui esaltiamo il divino che abbiamo dentro di noi. Sono due divini che vengono a contatto, cioè sviluppando il divino che abbiamo dentro possiamo riconoscere il divino nel circostante, altrimenti siamo ciechi. Sì, infatti questo è fondamentale. Cioè, quello che noi cerchiamo sempre di ribadire è che non c'è da alzare lo sguardo al cielo per vedere un Dio che non esiste, ma bisogna guardare quel mondo che ci circonda, la realtà, per capire dov'è il divino. Cioè il divino non può essere da nessun'altra parte. Bene. Commento al quadro 9. Evocare Minerva. Ricordiamo un'altra cosa. Io uso sempre, detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Minerva. In realtà i pagani non adorano nessun Dio, non si mettono in ginocchio nessuna divinità. È solo per farci capire dai cristiani. Chiaro? Sì, è una traduzione praticamente per la persona linguistica. Sì, è una traduzione, è una licenza poetica, una necessità di comunicare con delle persone che non hanno quel bagaglio culturale o il bagaglio religioso o la visione della religione che abbiamo noi. Esatto. Evocare Minerva significa pretendere la forza e l'energia vitale attraverso la quale compattare se stessi per sviluppare la propria conoscenza e la propria consapevolezza. Evocare Minerva significa mettersi in relazione con la forza del circostante attraverso il proprio fare, che consiste nel chiedersi il perché delle cose e sospendendo il giudizio quando la risposta ci avvolge.
Un pagano ed un apprendista stregone sono coscienti che lo sconosciuto che ci avvolge è sempre maggiore del conosciuto, perciò sappiamo che la risposta è sempre relativa al grado di comprensione e suscettibile di essere cambiata migliorandola. Per questo un pagano e un apprendista stregone impone a se stesso la pratica dell'agguato. Un apprendista stregone e un pagano si comportano come una civetta nei confronti della conoscenza e della consapevolezza. Non si limitano a raggiungerla, ma devono ghermirla e fagocitarla. La conoscenza e la consapevolezza non sono doni, sono il bottino di chi si appropria compattando se stessi. La conoscenza e la consapevolezza sono un bottino che non diminuisce la ricchezza di chi viene espropriato, ma non si lasciano prendere da chi è vigliacco. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Minerva? Perché evocando Minerva compattiamo noi stessi per appropriarci della conoscenza e del sapere con i quali dilatarci nel circostante per fondare il nostro divenire nell'eternità. D'altronde Minerva, con i suoi riti, chiama gli esseri umani perché facendosi Minerva si appropriano della conoscenza e del sapere per fondare il loro divenire nell'eternità. Così Minerva diventa sempre più potente ogni volta che un essere umano si fa Minerva costruendo il proprio divenire per diventare eterno. Decimo quadro. Evocare Marte significa evocare la forza attraverso la quale affrontare le contraddizioni della vita. Ogni contraddizione. Quando l'essere umano prende nelle proprie mani la fondazione del proprio divenire, si fa inevitabilmente Marte. I romani si fecero Marte non in quanto questi era il padre del loro fondatore, ma nella misura in cui presero nelle proprie mani il loro divenire senza delegarlo a nessuno. Da questo prese forza Marte, da questo Marte trae forza. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Marte? Per invocare la forza del circostante, dalla quale attingere la forza necessaria per compattare noi stessi e affrontare le contraddizioni attraverso le quali fondare il nostro divenire. Facendo questo, aumentiamo la forza di Marte, che attraverso i suoi riti chiama gli esseri umani, affinché prendano nelle proprie mani il proprio divenire, fondando con questo il proprio divenire nell'eternità dei mutamenti. Come tutte le divinità pagane, anche Marte, è divino dentro di noi, che si relaziona col divino che ci circonda, pur essendo centro di energia vitale, cosciente e divino in sé esso stesso. Undicesimo quadro. L'evocazione di Bacco avviene quando l'essere, nel farsi Marte, ha bisogno di riaccumulare le proprie forze e di ricordare il motivo per cui si fa Marte, affrontando le contraddizioni dell'esistenza. Farsi Bacco significa ricordare agli esseri della propria specie che il divenire della specie passa attraverso libertà. Ricordiamo sempre che non prendo telefonate finché non ho finito. Non sempre, nell'affrontare le contraddizioni dell'esistenza, l'essere umano torna vincitore. Qualche volta è sopraffatto. È in quel momento che l'essere diventa Bacco. È in quel momento che Bacco lo chiama attraverso i suoi riti. Meglio diventare Bacco, disperdendo se stesso, che farsi complice di chi intende distruggere il divenire umano. Farsi Bacco è una possibilità agli altri esseri della propria specie, sottraendo al nemico che espande la pulsione di morte la propria intelligenza e le proprie possibilità, affinché nessuno lo usi per mettere in ginocchio la propria specie. Esistono poi altri progetti di Bacco, ma sono un po' più complicati. Arrivano a farsi Dioniso, e allora è diverso e più difficile. Farsi Bacco significa dire agli esseri umani della propria specie: io sono stato sconfitto, ma tu continua, tu puoi farcela. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Bacco? Detto anche Dioniso, anche se Dioniso è un'altra percezione, o Liber Pater, che era il padre della libertà, per attingere dalla forza del circostante che ci permette di non passare mai a coltivare la pulsione di morte come arte del nostro fare. La sconfitta sulla via dello sviluppo della conoscenza e della consapevolezza appartiene al singolo essere e non all'insieme della specie umana. Bacco ci permette di riconoscere le cause della nostra sconfitta in noi stessi, nella nostra incompletezza e nelle nostre lacune, e ci impedisce di estendere la nostra sconfitta all'intera specie. Questo arricchisce Bacco. Questo Bacco distribuisce per arricchire gli esseri umani della specie e per conservare le possibilità di sviluppo della specie stessa. Dodicesimo quadro. Evocare Saturno significa evocare la forza attraverso la quale farsi apprendista stregone.
Cosa significa farsi apprendista stregone? Più o meno significa farsi Don Chisciotte. Significa gettarsi lancia in resta contro i mulini a vento, il cui scopo è quello di distruggere il divenire umano. Non prendo telefonate finché non ho finito. Significa farsi carico di contraddizioni, dalle quali il sistema sociale in cui si vive viene soffocato. Lanciarsi contro i mulini a vento significa inevitabilmente rompersi la testa, ma è meglio che si rompa la testa di un individuo della specie che cerca di fondare il proprio divenire nell'eternità che la specie nel suo insieme. Saturno agisce affinché gli esseri umani si facciano apprendisti stregoni, ma deve accontentarsi dei percorsi di chi lo percepisce, favorendoli ed alimentandoli. Saturno alimenta ogni percorso, che rubando sapere e conoscenza lo consegnano alla propria specie per arricchirla. Saturno è l'essere umano che percorre un sentiero per diventare divino esso stesso. Ma questo Saturno, da questo Saturno alimenta il proprio divenire, alimentando il divenire della specie. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Saturno? Per invocare la forza del circostante affinché alimenti i percorsi degli apprendisti stregoni, invocandola la alimentiamo. Alimentiamo il divenire di Saturno e il divenire degli apprendisti stregoni per fondare il divenire umano. Invochiamo Saturno affinché la specie umana non sia mai priva di individui disinteressati o magari pazzi che servano per farla riflettere, per far capire le contraddizioni, per illuminare anche nei momenti più oscuri. Ci si fa Saturno affinché Saturno alimenti tutti i pazzi che fondano percorsi alternativi all'oscurità. Una cosa volevo precisare prima c'era la linea Francesco. I quadri che io scrivo nei vari paganesimi possono essere letti in maniera diversa, sì, hanno nomi fatti diversi, hanno raffigurazioni e componenti diversi, perché la soggettività che vede il mondo è quella che poi descrive il mondo. Cioè, se io descrivo il mondo così è perché io lo vedo così. Lascio per qualche minuto parola a Francesco e fra qualche minuto prendo le telefonate, ancora sì, qualche minuto. Sì, beh, io ricordo che chi vuole intervenire può chiamare il 700-700 con prefisso 049 perché chiama da fuori Padova. Io ricordo solo alcune cose. Il 3 e 4 di maggio si terrà a Lecco una festa pagana, la festa di Beltane. Chi è interessato ad avere delle informazioni, avere delle notizie, qualcosa al riguardo, può telefonare al numero telefonico di Lecco che è lo 0341-918243. Ripeto, 0341 918243, e può chiedere della Zoe, o se no può scrivere sempre a Sacre Radici presso Zoe, casella postale aperta 22040 Moggio Valsassina, Lecco. E ricordo sempre appunto che questa è una festa che non c'è nulla di particolare e può essere aperta a tutti possono intervenire, non c'è l'obbligo di nessuna professione di fede. Possiamo dare via il telefonato, vedo che ce ne sono alcune. Pronto? Questa è caduta. Pronto? Ciao Giampaolo. Volevo chiederti una cosa. Secondo te, cos'è che è più forte, che ti dà più energia dell'istinto dell'uomo? C'è qualcuno che può darmi più energia di quello che può dare me stesso? Al suo corpo. Me stesso che sento gli altri, no? Pronto? Sì, pronto? Sì, sì. Mi senti? Sì. È attraverso me stesso che sento gli altri, no? Ma è strano che queste cose io non le ho lette, però le sento dentro. Cioè, quando io ho visto per aria lì la cometa, sì. Io mi sento cometa, non mi sento diverso. Sì. Io mi sento firmamento, non sono sotto alle stelle, sono in mezzo. Esatto. Hai la capacità di soggettivare quello che vedi. E io... Sì. Quando facevo i temi da bambino a scuola, io mi impersonavo, quando descrivevo un paesaggio, mi impersonavo nel paesaggio stesso, nelle cose del paesaggio. Quindi, quando io dico, e queste sono cose solo mie, che non so quanto valgono, però io prendo energia quando penso all'energia che ho dentro al Tantien, al campo del cinabro che sta sotto l'ombelico, lì. Lì sento l'energia, io mi medesimo nella mia energia, più accresco. Senti come energia. Se si apre, senti come una punta che spinge. Ma allora c'è qualche medico che può darmi questa energia o sono io che voglio? No, sei tu che puoi, basta. Basta. Sì, sì. Siamo in sintonia in queste cose, non ci sono altre parole. No, infatti il taoismo dice, puoi capire una cosa solo se diventi quella cosa. Basta. Giulio Paolo, tu sentendo a noi, no?
puoi ricordare un po' di questa filosofia, un po' di quella, un po' di tradizione orientale, io eccetera, sento no? Tutto, io sento perché, tutto. Perché noi prendiamo da tutto, perché in fondo siamo uomini perfetto, come loro, capisci? Perfetto. Non è che siamo diversi. Non cadete nel fanatismo in questo modo, non cadete no, mai non nel possiamo. Fanatismo finché adopererete questo. Non possiamo perché siamo morti, se lo facessimo siamo morti. Bravo, è energia pura la vostra. Speriamo. A me piace, ciao. Speriamo che scorra. Grazie, ciao. Ciao a tutti. Ciao. Infatti è fondamentale, cioè nel senso che noi non richiamiamo una teoria astrusa, ma cerchiamo di rifarsi al retaggio dell'uomo. Ciao, sono Gevi di Matrioska. Ciao, Gevi. Ascolta, ti chiamavo solo per una cortesia. Se mi puoi dare il numero di Michele, che devo chiamarlo, perché non ce l'ho. No, non so come trovarlo. Chiama a voi sul cartellone arancione. 049 88 74 875. 049? 88. Aspetta. 049-874-875. Ok, gentilissimi, sì. Ciao. Ciao. Sì, difatti quello che dicevo io è che noi non ci rifacciamo delle teorie astruse, inventiamo qualcosa o stabiliamo delle cose che non esistono. Il richiamo del paganesimo è un richiamo alla sensibilità dell'uomo, cioè nel senso di quello che il mondo esiste. Non c'è bisogno di creare una teoria astrusa e poi caricarla di valori, di agganciarli con la realtà. Il paganesimo è la vita, è tutto quello che ci circonda, è il mondo che vive, sono le persone. Di conseguenza, quando noi facciamo dei discorsi e qualcuno dice sento una certa affinità con questi discorsi, non sono i nostri discorsi, è la vita che noi cerchiamo di trasmettere. La vita non ha bisogno di essere spiegata, interpretata o inquadrata. Ha una sua funzione che è legata anche a una funzione biologica. Se noi volessimo far soldi o costruire una religione o fregare qualcuno, a noi ci basterebbe mettere insieme alcuni elementi di qualche esoterismo e di far credere alle persone che attraverso quegli elementi possono raggiungere il mondo. Cioè per noi sarebbe abbastanza facile fare questo. Ma se noi facessimo questo saremmo dei morti, dei zombie viventi, esattamente come sono tanta gente, insomma. Sì, come sono le religioni monoteistiche, cioè nel senso che noi non abbiamo bisogno di dire alle persone la vita la vivrete meglio se credete nelle nostre parole. Questo non lo possiamo dire perché appunto la vita la può essere costruita da una sola persona e la loro vita non può essere delegata ad altri, cioè nel senso che la vita non può essere condotta con delle costruzioni astruse, assurde, con dei comandamenti, con delle regole, perché la vita è molto dinamica, è molto diversa, cioè non si può inquadrare un qualcosa che è dinamico in una struttura rigida, c'è la necessità che questa si possa muovere, cioè la vita vive ogni giorno, non è che noi possiamo separare la nostra dimensione sacra, divina, spirituale dalla dimensione materiale. No, perché le cose non c'è una divisione, perché le due cose sono fuse e di conseguenza c'è proprio la necessità di non creare dei dammi statici. Cioè, alcuni ci dicono che il nostro paganesimo a che periodo storico si rifà, non c'è bisogno di rifarsi al periodo storico, in quanto appunto il paganesimo è sempre qualcosa di vivente, di qualcosa che continua, di qualcosa che cioè non è storico, ecco, è presente soprattutto. Pronto? Sì. Beh, questa è stata una pernacchia, se interessa Francesco. Sì, beh, effettivamente ho notato che soprattutto alcuni oppositori che non hanno il coraggio di presentarsi, sono persone che preferiscono l'anonimato e preferiscono soltanto esprimersi con gesti, con parole. Probabilmente perché, cioè non è che con parole, con gesti o con rumori un po' strani. Il fatto stesso che ad esempio ci sia un richiamo alla pernacchia o che si mandano a cagare è indice di un particolare ben specifico. Il monoteismo è legato alla stitichezza, di conseguenza non hanno altra forma di espressione che usare il loro sedere come organo di emissione del pensiero. Difatti io l'ho sempre sostenuto che, secondo alcuni, giustamente, il monoteismo, che sia cristiano, ebraico, musulmano, è un problema intestinale, è un problema di lunghezza dell'intestino. Più le feci rimangono dentro il corpo e più logicamente le persone ne sono influenzate in maniera negativa, di conseguenza hanno pensieri più cupi, hanno pensieri più tristi. E per pensare a questo fatto basta Freud, pensare ad esempio l'età fecale, no? Sì, di Freud. No, ma se infatti tu noti ad esempio, vedi anche nella pubblicità questo simbolismo, vedi un periodo in cui la pubblicità passano molti lassativi, poi per occupare i lassativi passano in pubblicità con i preti, questo è significativo dell'abbinamento del fattore della pubblicità. No, io volevo invece, comunque non è una battuta. Io volevo invece riportare il discorso in un'altra parte, no? Una delle differenze, per esempio, fra il paganesimo e il cristianesimo è proprio l'uso del potere di essere e del possesso. Cioè, mentre il cristianesimo possiede le persone, gli individui, e possedendoli li usa, per cui li deve mettere in ginocchio, li deve costringere a seguire una regola, li deve costringere a pregare, li deve costringere a credere, e li indebolisce perché in questo modo li può possedere.
Nel paganesimo invece un individuo deve essere il più forte possibile, cioè la sua intelligenza, il suo sapere, la sua conoscenza deve essere la più ampia possibile. Voi non troverete mai un pagano ignorante, nel senso che ignorare il suo credo o ignorare le cose che lo circondano, perché nel paganesimo il fatto di sviluppare la propria conoscenza, la propria consapevolezza, il sapere sono fondamentali, non è possibile. E tanto più una persona è ricca, tanto più una persona è forte, tanto più rafforza me. Cioè io posso essere forte solo in mezzo a delle persone forti, sono in mezzo a delle persone coscientemente ricche, delle persone che cercano, magari che abbiano dubbi, magari facciamo anche a pugni, però è un fare a pugni che accresce, cioè è un fare a pugni, un confronto di conoscenza, di consapevolezza, ma non la conoscenza e consapevolezza che è studiata, ma quella che viene fagocitata, mangiata, e che dopo si traduce nel fare di tutti i giorni, che si traduce in lavorare, in modo di essere, in modo di porsi, in modo di agire. Voi non troverete mai un pagano che umilia il più debole. Questo voi non lo potete trovare. Mentre invece troverete un cristiano che dice a un altro di chiedergli di essere perdonato. Cioè, il concetto di perdono è un concetto cristiano. Nel paganesimo, se uno fa delle cose che non sono belle o che non sono... non ha bisogno di chiedere perdono, basta che cessi immediatamente di farle. Cioè, è la sua azione in sé che ha azione. Mentre invece un cristiano deve umiliare chi ha sbagliato, deve costringerlo a strisciare, deve distruggere il suo essere. Capito? E questa è una delle differenze fondamentali. Quando noi richiamiamo esseri come Minerva, come Saturno, come Baco, richiamiamo un divino che abbiamo dentro, un modo di essere nella vita di tutti i giorni. Ed è l'essere nella vita di tutti i giorni che è importante. Sì, no, difatti, ricordo che chi vuole intervenire può telefonare allo 049 700 700 e daremo le telefonate in diretta. Una differenza, ad esempio, fondamentale tra il paganesimo e le religioni monoteiste, le possiamo vedere, ad esempio, sulla collocazione, ad esempio, delle divinità. Di solito, sempre nel monoteismo, le divinità vengono poste in un cielo, vengono poste sempre al di fuori, in un posto irraggiungibile. E invece noi vediamo che, ad esempio, negli antichi greci le divinità venivano poste in posti materiali raggiungibili. Nell'antica Grecia le divinità venivano poste nell'Olimpo, che era un monte. Nell'antica Roma addirittura venivano poste in un tempio che era il Pantheon, cioè nel senso che quando si invitava un dio a intervenire, si portava la sua statua dentro il Pantheon, tutti la potevano andare a toccare, a vedere. Di conseguenza questo era già significativo, perché diceva: se la divinità si trova sull'Olimpo, io posso benissimo prendermi la briga come alpinista di raggiungere l'Olimpo, e gli dèi non mi possono fuggire. I romani erano ancora più concreti, portavano le divinità dentro la città, le portavano in un tempio in cui tutti potevano andarle a vedere e toccare. Esisteva ad esempio la funzione della teurgia, in cui uno poteva anche rianimare, cioè una persona non aveva bisogno del dio per rianimare la statua. Esistevano delle tecniche fatte dagli uomini, che si chiama teurgia, di andare a animare le statue degli dèi. Allora, questo significava che gli dèi non erano così vincolanti, così obbligatori, così totalitari da imporre una forma, un modo di fare, un modo di essere, ma davano la possibilità all'uomo sempre di interagire. Cioè, qualsiasi attività che venga fatta sempre nel paganesimo è un'attività umana legata alla pari e al rapporto con gli dèi. Cioè, gli dèi hanno sempre il bisogno fondamentale, essenziale, di essere in contatto e di avere un'approvazione dagli uomini. Non è che come nel monoteismo, nel cristianesimo, che è il Dio che ti impone una regola e se tu non obbedisci può fare qualsiasi cosa. Nel paganesimo non è così. Cioè, la vita dell'uomo si basa sul rispetto degli dèi, e gli dèi hanno il loro rispetto perché rispettano gli uomini e li aiutano. Come ci possono essere delle divinità che si oppongono all'uomo, ci sono delle divinità che vanno contro questa opposizione. Di conseguenza c'è sempre un rapporto alla pari. Qui c'è qualcuno che si diverte col telefono, ma comunque non è importante. Sì, questo non è importante. Difatti, appunto, voglio ricordare questo particolare proprio del Pantheon, dell'Olimpo, anche perché fra poco si sarà l'anniversario della fondazione di Roma, cioè siamo vicini al 21 aprile. Sì, vedo che... Pronto? Ma è sempre la stessa Francesco. Sì, almeno questa persona avesse il coraggio. No, importanza. Sì, Francesco, sai, le persone che troviamo per strada sono quelle che sono, no? Purtroppo no, cambiarle non le possiamo, anche perché quello che hanno subito è una violenza talmente grande. Sì. Anzi, è la dimostrazione della situazione disperata in cui si trovano. Cioè, proprio il fatto... E poi sono masochista ad ascoltarci. Esatto, sì, perché se vanno ad ascoltare qualche altra radio cristiana si trovano meglio. Ciao Giancarlo. Una volta. Spiegati una cosa, no? Dimmi. Come l'uomo può offendere un Dio? Spiegami questo perché non l'ho mai capito. Sì,
Ecco, come può arrivare un essere umano a bestemmiare, a offendere Dio, quindi a portarlo a una negatività? Spiegami, perché non sono mai stato, in 58 anni non l'ho mai capita questa. Ciao. Ciao Giampaolo, in effetti è una questione di arroganza assoluta, perché un essere umano, beh, umano, insomma, è quello che è. Noi abbiamo sulla Terra 5 miliardi di esseri umani. Sì, stando alle statistiche. Se calcoliamo che sono alcuni miliardi e miliardi di stelle sono nella galassia, ci sono miliardi e miliardi di galassie, date le probabilità degli esseri, insomma. Il Dio che ha costruito tutto questo, che ha creato tutto questo, verrebbe insultato da un essere umano che è su un posto. Cioè, il nonsense della faccenda è talmente enorme, talmente allucinante, che effettivamente non esiste la possibilità di insultare un Dio o di bestemmiare un Dio. Esiste però, attraverso l'imprecazione contro il Dio, è l'imprecazione rispetto a chi usa quelle immagini per mettere in ginocchio le persone. Allora, chi violenta le persone non è la persona che bestemmia, ma è chi usa quell'immagine per mettere in ginocchio. Tant'è che nei Vangeli gnostici è precisato il tema della bestemmia. La bestemmia la fa il Dio creatore, il Demiurgo. Nei Vangeli gnostici, in Giovanni Apocrifo e altri, la bestemmia viene fatta dal Dio creatore, perché il Dio creatore dice: io sono l'unico Dio. E dicendo io sono l'unico Dio, ha di fatto bestemmiato contro chi lo ha costruito. E questo fa parte dei Vangeli gnostici, quelli che sono stati bruciati, distrutti, dopo stati trovati in mezzo alle sabbie del deserto ad Aramaghi. Sì, no, ma basta pensare a una cosa, cioè, ricordo sempre che chi vuole intervenire può telefonare allo 049 700 700. Un fatto particolare di attualità, ad esempio, la Chiesa Cattolica, ad esempio, ha protestato perché durante il Venerdì Santo alcuni giornali hanno pubblicato una pubblicità di un preservativo, cioè perché era un'offesa alla religione, era l'offesa a un Dio. Cioè, adesso sinceramente io da buon pagano questa pubblicità l'ho vista e non mi sono mai posto problemi di considerare un'offesa alla religione il fatto che un giornale pubblichi la pubblicità di un preservativo, cioè, a meno che appunto questo Dio che loro vogliono difendere, vogliono rispettare, non sia una malattia infettiva da cui quel preservativo si difende, allora di conseguenza posso capire il loro motivo di essere così. Ciao. Ciao Anna. Io sono Anna, l'unica Anna. Del mondo. Magari, no. che presunzione, no, dai, sto scherzando. Beh, io sono l'unica. Beh, in effetti sei unica. Esatto, non ho una clone. No. Spero almeno. Ma anche se fossi una clone saresti comunque unica. Sai che i cloni sono una delle cose più usate in natura. Sì, lo so, sono dei doppioni tremendi. No, perché? Prendi un albero vecchio e tagli un ramo e ne assieme un altro albero, no? Ah, beh. È un clone quello. È una talea? Sì, ma è un clone. C'è più clone di quello. No, sai perché non vorrei ci fosse un mio clone? Sarebbe talmente sfigato. Perché, scusa? Ma dai, poverina. Perché? Sai, ho un'alta concezione di me stessa. Ho rispetto per me stessa. Ma tu hai una bassa concezione di te stessa. Appunto. Cioè, questo è il guaio tuo, sai. Tu devi sviluppare il Dio che è dentro e dire: io sono un Dio. Cioè, io ho il divino. Io ho una vita, ho una possibilità per diventare eterna. Cioè, la vita è mia, mi appartiene. Chiaramente non è che cambi l'esistenza. Però puoi cominciare un cammino di cambiamento. Una cosa l'ho imparata, te l'ho già detto qualche giorno fa. Sì. Cioè io sono io e la mia vita è mia e non mi lascio più mettere i piedi in testa. Io ti ho detto furia, no? Dimmi. E l'ho imparato sulla mia pelle, sono talmente, cioè a un certo punto si arrivano che si è stanchi. E allora quando arriva quella strana stanchezza, o ti lasci sotterrare o rinasci. Sì, oppure metti in atto delle strategie. Esatto. No, stavo leggendo, ho chiamato perché... Ciao a tutti e due intanto, ciao. Non so se ho salutato. Sì, hai già salutato, sì. Dal libro di... Della Joyce, qua. Come si chiama? Non ricordo mai come si chiama. Della Joyce? Sì, della Joyce Lussu. Ah, quello il libro delle streghe. Ah sì, quello che avevi detto la volta, sì, ci avevi detto. Sì. Lei dice che in una vita precedente era stata un'anatra selvatica. Sì.
Mentre tu mi dice, mi sembrava che avevi detto che non credevi nella reincarnazione. No, proprio non esiste. No, infatti anch'io non credo nella reincarnazione. Cioè, per noi esistono dei pagani che credono nella reincarnazione, ma è tutta da discutere, la faccenda. Infatti non è, io sono stato, cioè io sono stato avanti e indietro nei mutamenti. E ti assicuro che non esiste. Sai cos'è che abbiamo dentro? Abbiamo le memorie di tutto quello che ci ha costruiti, fin dal momento stesso in cui siamo usciti dal brodo primordiale. E allora abbiamo tutti gli stadi, no? E se riusciamo a sviluppare il nostro potere di essere, se riusciamo a dilatarci, anziché dilatarci nello spazio, possiamo dilatarci nei mutamenti e possiamo trarre qualcosa del passato, qualcosa che magari ci può servire, magari che è in sintonia col giorno, capito? E si può legare e si può percepire. Allora se uno non ha una preparazione sufficiente può pensare di vivere delle vite precedenti. Di questo, cioè, esiste anche una documentazione scientifica, cioè ad esempio si sostiene che ad esempio il nostro DNA rispetto a certi animali sia molto simile, ad esempio per una percentuale molto elevata, e che la nostra differenza da questi animali sia una percentuale limitatissima del DNA. Di conseguenza vuol dire che avendo in comune ad esempio anche una genetica fondamentale di base, può darsi che noi abbiamo anche questo retaggio, cioè questo è probabile, anzi sicuro. Cioè, già Rinaldo, no? Nella sua trasmissione aveva parlato come nella formazione fetale i feti si assomigliano tutti, specialmente nei primissimi giorni di esistenza, no? Esatto. È perché in effetti l'origine, non solo l'origine è comune, ma è comune anche all'interno della natura, cioè il modo di evolversi è quello. Non è che ci siano altri, no? Per cui se farsi è che noi altri abbiamo memoria di altri passaggi o di altre possibilità che avrebbero potuto essere. O di conoscenze che ci sono, cioè nel senso che noi percepiamo sempre le cose che ci circondano. Per esempio, hai mai provato a fare un sogno che sembrava che prevedesse il futuro e invece era sbagliato? Beh sì. Ecco, sai perché questo? Ti spiego anche perché questo. Perché noi riusciamo a essere preveggenti rispetto al nostro futuro, non altri futuri, soltanto nella misura in cui riusciamo a soggettivare tutti gli elementi che concorreranno a formare quel futuro e riuscire a capire in quale modo questi elementi si evolveranno. Se noi riusciamo a capirli tutti alla perfezione, riusciamo a vedere quello che sarà il nostro futuro. Ma se noi non riusciamo a soggettivare un solo di questi elementi, tutto il futuro che vediamo è sballato. Difatti è così. Guarda, ben pochi riescono ad essere perfetti o a fare o a congiungere queste cose così perfettamente. Eh sì, ci vuole un grande potere in effetti. Ci vuole un grande potere. E poi serve solo a se stessi, oltretutto. Se io lo facessi per Francesco mi rovinerei. No, forse no, perché è un buon campo di analisi, però insomma sarei molto vicino a. E lei dice, questa Joyce, che le sue origini. Cioè, lei è un elemento d'acqua, le sue origini è l'acqua, lei è un elemento d'acqua. Vabbè, diciamo che le sue affinità sono più vicine all'acqua che al fuoco, insomma. Come si fa a capire quale affinità? Beh, cioè, ti immagini l'acqua e stai per affogare, oppure vai vicino, guardi per delle ore il fuoco che brucia, poi senti se la fiamma ti attira o se ti respinge. Se l'acqua ti respinge o ti fa paura oppure no, devi sentire le tue sensazioni. Beh, allora no, io non ho né l'acqua né il fuoco. Ma può essere anche l'aria, può essere anche la terra, può essere vari elementi, può essere anche l'albero. L'erba. Può essere. L'erba verde. Può essere. Sì. Ma guarda che l'erba verde è anche carogna però, eh. Perché? Perché si insinua dentro le persone. Cioè, è molto potente l'erba, l'erbetta. Sì. Cioè, veramente, cioè, esiste Storm e Stray, quelle erbe, proprio quelle che facevano medicina con le erbe, eccetera, no? Erano diventate erbe praticamente loro stesse. Ma io intendo proprio l'erba fresca, mica quella. Insomma, l'erba fresca è tanta, c'è il tarasaco, c'è la primula, c'è la margheritina. Io intendo quella del mio giardino, per farla breve. Vabbè, più allora. Sei molto del territorio legata. Ci sono legate al territorio. Abbiamo dei confini ben. C'è anche il Quirino, oppure c'è il Penato, no? C'è che è lo spirito della casa, lo spirito del piccolo territorio. Sono, no? Anche appunto il genius loci, cioè il genio del luogo. Certo. Appunto, sono anche i lari, cioè che sono molto. Spiriti. Ci sono i lemuri che ti stanno attorno anche. Oddio. Guarda che la vita è una leggenda, siamo noi che seguiamo questo, eliminiamo l'altro non esiste, di questo abbiamo paura. Cioè, ma in effetti la vita è una leggenda, è una roba incredibile. La vita per me è un qualcosa da non capire mai.
C'entra, tu non sei nato bestemmiando, no? Allora ti hanno sopraffatta. Se tu nascevi bestemmiando ti sopraffavano di meno. Comunque, caro Claudio, da ieri sera dormo più tranquilla. Davvero? Cosa hai fatto di bella? No, ho sentito. Niente. Non faccio mai niente di bello io. Faccio tutto di sbagliato e di straordinario. Mai di bello. Beh, insomma. Che vanitosa. Beh, qualcosa che ti fa dormire tranquilla penso sia comunque una cosa bella. Penso che non hai sgozzato nessuno. A meno che mi hanno dato una martellata in testa a qualche vescovo, che non lo potasse. Claudio, Francesco, sì. Mi hanno svelato il terzo segreto di Fatima, non moriremo. Dai, che ieri sera ne hanno parlato 2 ore in televisione. Persino Ali Hajka, quello che ha sparato il Papa. Ma se vuoi io te lo dico qual è il terzo segreto di Fatima. Gli altri due erano la base. Allora hanno detto che il terzo segreto di Fatima non è la rivelazione della terza guerra mondiale, che è da quando che sono nata che mi rompono le palle con la sta storia, sì, che mi fanno impazzire con il secondo, con il fine del 2000, con il terzo segreto di Fatima, non ne potevo più, mi sono liberata anche di questo peso. Bene. E allora posso vivere meglio, no? Beh, certo. E poi è fondamentale, sapete... È fondamentale. Solo che c'è un piccolo particolare, no? Che fra poco vanno in Albania, no? Vabbè, e questa è una cosa rilevante che non ci interessa. Soltanto che nell'operazione partecipano le organizzazioni umanitarie non governative, no? Che vuol dire che partecipa il Vaticano per far battezzare la gente. Qualcuno ha già chiesto l'invio dei paesi arabi di aiuti. Ah sì? Sì. Non possiamo? Per cui mi rendo 2000 tranquillo da questo punto di vista. Basta pensare che ad esempio la Turchia sarà presente, la Turchia, proprio perché c'è una minoranza musulmana, e di conseguenza rischiamo di avere un'altra Bosnia, un'altra guerra di religione. Sì. Cioè, ma a volte c'è da piangere su queste cose che dicono in televisione, no, veramente, perché hanno scongiurato la terza guerra mondiale se qua partono in Albania, non si sa né perché né per cosa. Questa è vera pornografia, sai, questa è vera pornografia, questa è la pornografia di queste... Sì, questo è proprio veramente... E poi, più che meno, i focolai di guerra nel mondo si sono... ingigantiti, si sono raddoppiati. Sì, ma se noti sempre, sono guerre di macello ultimamente, no? Sì, cioè non sono più guerre che magari dice, vabbè, tipo, non so, finisce la guerra e poi si può vivere. Cioè, no. Tipo Vietnam, per esempio, la guerra, beh, finita la guerra, hanno preso piano piano a vivere con tutte le contraddizioni possibili, certo. Però il paese si è tirato su, insomma. Mentre qui c'è proprio guerra di macello, di massacro, per il gusto del massacro, basta. Il gusto del massacro, esatto, perché non ne capisci. All'inizio, perché non capisci la motivazione. L'ultima guerra mondiale, vabbè, l'abbiamo studiata sui libri, la motivazione la conosciamo. Vietnam, come l'hai detto tu, la conosciamo. Ma queste non ne conosci né la motivazione né l'inizio. È la fine di queste, non le capisci. È il gioco del massacro, per questo secondo me non vale la pena metterci neanche a discutere su queste cose. Cioè, io non mi metto neanche più a discutere. Appunto, perché è talmente orribile la faccenda. Ma è proprio quello che è stato detto ieri sera, cioè scongiurata la terza guerra mondiale, e qui in casa si è detto ma chi se ne frega, c'è dappertutto la guerra, certo. Ci vuole poco perché sia mondiale, basta un passo e siamo là, certo. È un nonsense quello che stanno dicendo, è una cagata. Sì. Non ho mai ragione. Esatto. Comunque, vabbè, insomma, è una guerra di religione. Comunque sono contento che tu stia meglio. Va bene, vi ascolto. Vale, ciao Anna, ciao. Sì, ricordo il numero telefonico per intervenire che è 049-700-700. Non so, amico. Sì, proprio... No, ce n'è un'altra telefonata, vedo. Pronto? Ancora. Sì, ricordo 049-700-700. Questo è il modo di discutere dei cristiani, come vedete. La bassezza morale e la vigliaccheria di un cristiano è tutta qua. Questo vale, noi sappiamo che sono in ascolto anche dei preti e questo è il loro livello intellettuale, mentre costringono i bambini al battesimo, li costringono in ginocchio, li umiliano costringendoli a pregare. E questo è il sistema che hanno i frati di trattare le persone sperando di rubargli, perché è furto, nel senso che tentano di rubargli l'eredità. E per noi è inganno.
Sì. E ricordiamo che fra poco c'è la compilazione modello 740. Perciò l'8x1000 non datelo a certe organizzazioni. Ciao, dimmi. Ascolta, volevo intervenire riguardo un discorso che stavate facendo adesso. Sì. Non è un discorso, stavo ascoltando la trasmissione, tra l'altro la prima volta. Sì, pronto? 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 Sì, sì, dimmi. Dimmi. C'è un contatto, eh? Non si riesce a sentirli. Pronto, eccolo qua. Bon, dai, dimmi. No, niente, volevo dire questo. Io, sto, vi ascolto, vabbè, dopo le idee, a volte si trova, a volte non si trova, questo qua. Beh, questo non è importanza. No, non capisco una cosa, però. Non riesco a capire come... Io, infatti, quella volta c'è stata la diatriba, ricordi in radio... Che non parliamo assolutamente di cose... Volevo dire solo una cosa. Secondo me è un po' scorretto il fatto che uno non si presenta per radio e vi rompe un po' le palle. È scorretto da parte sua di quello che vi rompe le palle. Sì, ma noi va benissimo anche però questo. È scorretto anche da parte vostra che dite, secondo voi, di che religione è, senza neanche saperlo. Ma non ci sono molte alternative. Perché un comportamento è determinato dal modo di pensare che hanno delle persone. Il modo di pensare determina il modo di porsi. Questo te lo dico io perché è questo che ci siamo scontrati nelle varie trasmissioni passate. Infatti tu non conosci le varie trasmissioni passate, capito? Il problema è qua.